motivo di grande soddisfazione da parte di tutti, della società, dello staff, dei giocatori. Poi va la salvezza vincendo una partita di aspetti a Torino, questa è ancora più bella, però il nostro campionato non finisce lì, abbiamo ancora qualcosa da fare, a cominciare dalla prossima partita, perché il nostro pubblico è sempre altissimo e noi faremo di tutto per dare un'ulteriore soddisfazione. C'è una dedica particolare? No, io la dedica, come ho detto oggi, è per i 2500 spettatori che c'erano le prime partite all'inizio di questa storia, e per loro. C'è stato un momento dove Sarri ha capito che l'Empoli si sarebbe salvato? Sì. Si sarebbe salvato forse no, che potevamo giocare in Serie A fin dall'inizio. Poi dopo le tre sconfitte consecutive siamo usciti da un finotto negativo vincendo con la Lazio. Lì la sensazione che ce la potevamo fare c'era, non ce l'aspettavamo, la sentenza si è anticipata e con così tanti punti. Ripetersi è sempre la cosa più difficile. Sì, basta non aver paura, è chiaro che ripetersi nelle piccole società è sempre difficile, però non bisogna nemmeno aver paura più di tanto. La filosofia dell'Empoli è questa, i giocatori passano. Passano a volte anche gli allenatori, però alla fine l'Empoli negli ultimi 20 anni l'ha fatto diversi in Serie A, quindi questa è una società che ha futuro. Passerà anche Sarri? Quello di sicuro, prima o poi di sicuro è passato Ferguson a Manchester, quindi vuol dire nel calcio come nella vita prima o poi finisce tutto. Ma non il prossimo anno? Io rispondo a questa domanda anche oggi, ma mi hanno detto se io e Sapolari il prossimo anno saremmo stati insieme io da un'altra parte, ma penso la situazione sia arrivata. Io ho un contratto scade 2017 e su Sapolari c'è un diritto di riscatto da parte del club. Quindi la soluzione più probabile a questa domanda è che il prossimo anno saremo tutti più a Grazie. Grande mister! Grande!